ti fosse capitato di sbarcare al Kennedy Airport nel 68, venendo dall'Italia, avresti avuto la sensazione di ritrovarti all'improvviso nello spazio di una nuova era. Signorine scolpite in gesti sicuri, avevano le unghie laccate e accoglievano i viaggiatori con frasi sussurrate di accoglienza. Magari desideravi di poter lavorare lì per imparare le lingue e avere contatti appunto con i viaggiatori. Però se poi riuscivi a farti assumere, scoprivi che dovevi solo limitarti a sbloccare il traffico da quella uscita principale per incanalarlo verso quella dei taxi o della First National City Bank o del Duty Free. Non una parola di più né una di meno. Il flusso avrebbe potuto travolgerti con tutto lo scanno e le unghie laccate che dovevi farti crescere con perseveranza per stare appunto lì ad accogliere questi visitatori. Devi andare ai musei, però anche se conoscevi già gli impressionisti, i cubisti, gli espressionisti tedeschi e l'arte astratta, a New York erano più inquietanti. È come se a Parigi potessero trasmettere un'altra presenza, un'altra identità. Per esempio, un bagnante di Cézanne, che potevi aver visto solo nei libri, esposto nella prima stanza della Frick Collection, poteva lasciarti senza fiato e farti sentire qualcosa che andava oltre la sua maestosità e bellezza, come fosse ingigantito da qualcos'altro. E lo stesso effetto potevano fare tutti gli altri dipinti, dai ritratti di Goya alla Guernica di Picasso, al Kandinsky del Museo d'Arte Moderna, alla pittura impressionista e post-impressionista del Guggenheim. All'opposto, stranamente ridotte, apparivano improvvisamente le statue egizie e greche della sezione archeologica del Metropolitan Museum. E se tu non avevi mai visto una piramide egizia, ma le colonne greche, i grattacieli di New York, del loro insieme, rendevano l'isola di Manhattan un paesaggio fantascientifico e pareva ridurre l'antico simbolo di potenza dell'archeologia greca. Potevi divertirti e andare a vedere i pattinatori al Rockefeller Center, oppure andare da mangiare agli scoiattoli e alle foche al Central Park. C'era chi la valutava con l'occhio esperto di una piazza finanziaria, un centro d'affari, un simbolo potere internazionale di novità, senza lasciarsi coinvolgere più a fondo dalle crisi dei rapporti sociali, dalla violenza e criminalità che si respirava nella metropolitana. E c'era chi si sentiva come avviluppata da un gigante dal quale poteva liberarsi solo passando attraverso questo corpo nuovo per noi italiani, imparando a conoscerne tutte le parti così paradossalmente legate insieme l'una con l'altra. La folla americana, così diversa nella sua direzione interna di gruppo separato e così uguale nella solitudine della competizione e del rischio, poteva diventare angosciante. Incontro quotidiano con Lily Train verso una Lexington Station e poi verso il centro del mondo poteva essere stremante. Un'esperienza interessante di quei tempi fu il famoso blackout che tenne bloccata la metropolitana e tutti quanti i passeggeri per 40 minuti proprio sotto l'East River. E se dal Queens volevi andare in Manhattan dovevi attraversare il ponte di Brooklyn e il Queensboro nella stretta corsia riservata alle macchine al limite minimo di velocità, ma la gita finiva sempre per diventare un duello con gli enormi camion che sfrecciavano vicinissimi a queste nostre piccole macchine italiane, spingendo con prepotenza al limite estremo destro che risucchiava verso l'East River. Giù nel basement si potevano comprare il latte con un quarto di dollaro, il succo d'arancia con three quarters
e fare un bucato già asciugato con due senza essere costretti ad uscire. E poi non volevi andare ad abitare nel Bear Mountain, sul bel lago nel West Point, dove le compagnie affittavano le villette per i dipendenti e le rispettive famiglie, e dovevi trovarti un furnished apartment, per esempio nel Queens. E questi appartamenti erano degli edifici tutti uguali in quella zona, erano ammobiliati e si corrispondevano da un piano all'altro ed erano assolutamente identici, stessi mobili, stessa tappezzeria, stessa moquette, stesse porte, stessi frigo giganti, stessi velocissimi scarafaggi irlandesi nelle cucine, chiamati così per il loro colore rossiccio. Erano considerate una cosa di folklore locale, come gli scoiattoli al Central Park o come le zanzare estive da combattere con il DDT. Una volta al mese veniva l'Exterminator, che era un omone che, se per strana coincidenza era di capelli e carnagione rossicci come quelli appunto di questi scarafaggi irlandesi, era invece un essere enorme e lento che a fatica passava dalla porta e che reggeva la pompa disinfestante come un grosso cono di gelato fatto a sua misura. Dopo la visita di questo gigante, il brulichio notturno degli scarafaggi in cucina diminuiva per riprendere poi più numeroso. Si poteva risolvere l'inconveniente di assistere a queste scorribande notturne di quegli ospiti sgraditi accendendo la luce con gli occhi chiusi e contando fino a tre in modo che avessero tempo di sparire. L'ora di punta era intorno alle 2 di notte, quando l'inceneritore dei rifiuti, incorporato nello scheletro dell'edificio già a quei tempi nella Big City, si spegneva per riaccendersi poi verso le 6 del mattino. E quei blatti vi erano discreti a dir la verità, perché appena sentivano un essere umano arrivare, sparivano con la velocità impressionante senza lasciar traccia, anzi se c'era rimasta qualche briciola facevano pulizia. Più temerari invece, di mole più sfacciate, erano i waterbags, che invece di nascondersi erano capaci di venirti incontro, uscire dalla cucina e seguirti per la stanza. Quindi non restava che coprirli magari con una padella delle fritture e aspettare seduta in un angolo della casa se quei mostriciattoli rossi, rotondi e procaci fossero al fine morti asfissiati.